Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi andremo a fare il primo outfit completo in beef. Ragazzi, per forza serve la partenza C2 finale, che sarebbe questo completo qua. Lascio in descrizione il video per farlo, se volete fare anche voi gli outfit in beef. Quindi ragazzi, requisiti: due console, netcat e un po' di soldini per comprare gli outfit e tanta pazienza. Quindi a questo punto io inizierei con il video, ragazzi. Ci dirigiamo in un qualsiasi negozio di vestiti e ci indossiamo C2 finale. Vi ripeto, link in descrizione per fare questo outfit. A questo punto cosa andremo a fare? Andremo a cercare i pantaloni cargo e andremo a mettere quelli sabbia, cargo sabbia numero 10. Una volta messi questi pantaloni, ci dirigiamo dalle scarpette, raga, dove dovremo andare a cercare i stivali tattici neri. E una volta che l'abbiamo trovati, che sono il numero 39, controllate sempre, raga, perché potrebbero cambiare a seconda di cosa avete sbloccato nel gioco o no. Andiamo a salvare questo outfit e lo chiamiamo C2, ragazzi. Mi raccomando, non sovrascrivete mai C2 finale, se no dovete poi rifarlo ed è una palla. Quindi a questo punto, una volta salvato, raga, ci catapultiamo da LS autoraduno. Per quale motivo? Perché andremo a prendere i loghi dalla tuta. Quindi ragazzi, a questo punto ci scegliamo la tuta da cui vogliamo prendere i loghi. Io ragazzi userò questa. Se volete fare l'outfit come l'ho fatto io, mettete la tuta numero 16 HSV da racing. E a questo punto lo andiamo a salvare e la salviamo, raga, su C1. E una volta che l'abbiamo salvato, possiamo pure catapultarci dal negozio di vestiti e andremo a fare l'outfit merge. Quindi prendiamo un outfit qualsiasi di partenza, raga, indifferente. Andiamo a cercare le magliette e andiamo a cercare la maglietta gialla. Una volta trovata questa maglietta gialla, ragazzi, e la andiamo a indossare, che è la numero 56, controllate sempre bene perché potrebbe cambiare, ve l'ho già detto, ci rechiamo dai pantaloni, andiamo su pantaloni cargo e andiamo a indossare i pantaloni cargo sabbia, ragazzi. A questo punto, una volta fatto ciò, possiamo andare qua dalle scarpette, andiamo su stivali e mettiamo, ragazzi, i stivali tattici neri. Ora ragazzi, ascoltatemi bene, mi raccomando, togliete tutti gli accessori dalla crepa, quindi casco, occhiali e orecchini, togliete tutto. E una volta che abbiamo tolto tutto, abbiamo la testa bella pulita, andiamo a salvare questo outfit e lo andiamo a salvare nello slot merge, che deve essere o il primo o l'ultimo, ragazzi. Quindi a questo punto facciamo un check up della situazione di quello che abbiamo appena fatto. Abbiamo su merge, ragazzi, questo outfit che useremo per poi trasferire le cose nell'attività. Poi abbiamo C2 finale, che è sempre lo stesso, non lo tocchiamo. C2, ragazzi, che è questo outfit qua. E poi abbiamo C1, che è la tuta. Quindi cosa facciamo adesso? Ci mettiamo C1, ragazzi, e ci indossiamo il paracadute. E mettiamo, raga, quello Israele. A questo punto chiudiamo il nostro menu interazione, e quando chiudiamo il menu interazione o il touchpad se giocate da PS, dobbiamo controllare, raga, che in basso a destra faccia il caricamento. Adesso, raga, possiamo attivare il netcat, quindi frizziamo C1 e andiamo ad avviare C2. Quindi a questo punto, per chi gioca da Xbox, dovrà sincronizzare gli ultimi dati salvati sempre, ragazzi.
Per chi gioca da play non ci sarà questa cosa. Avviamo GTA e una volta raga che siamo online con la seconda console, spawneremo con l'outfit che avevamo su C1 e il paracadute. Quindi noi cosa facciamo? Premo menu interazione o touchpad, andiamo su stile e andiamo a selezionare l'outfit chiamato C2. Una volta che abbiamo selezionato questo outfit raga, non dovremo fare niente di speciale. Semplicemente chiudiamo il menu interazione, controlliamo in basso a destra che faccia sempre il caricamento e a questo punto chiudiamo il gioco, chiudiamo C2. Adesso, una volta che siamo di nuovo su C1, cosa dobbiamo fare? Semplicemente andiamo su stile, ci selezioniamo di nuovo l'outfit C1, così leveremo il paracadute. Quando chiudiamo il menu interazione, raga, controlliamo in basso a destra che ci fa il caricamento e a questo punto potremo staccare NetCat. Una volta che avremo sfrizzato il NetCat, attendiamo sempre quei 10 secondi che non si sa mai che crashiamo, ragazzi. E a quel punto, se non crashiamo, chiudiamo noi il gioco e riavviamo C1. Quindi, ragazzi, una volta che riavviamo C1 e siamo spawnati online, ci troveremo in questa situazione. Avremo l'outfit tutto smantellato in questa maniera. Quindi adesso raga ci facciamo invitare da un nostro amico o anche noi dentro l'attività merge e dovremo andare a mergeare il completo. Raga, purtroppo in editing mi è scomparsa la clip, meno male che stavo registrando anche dall'altra console, quindi cercherò di farvi capire cosa fate adesso. Semplicemente andate ad avviare l'attività merge o vi fate invitare. Una volta che siete nella lobby mettete sempre completi salvati raga, e appena siete nella selezione degli outfit, ascoltatemi bene, guardate il personaggio passerà, quello di destra, spawneremo col completo attuale, quello che abbiamo appena fatto uscire, facciamo una volta merge e rimettiamo attuale e raga si mergeranno i loghi e le spalline sul completo merge, che poi alla fine sarebbe l'attuale. Quindi adesso andiamo a salvarlo raga. Se siete da basso profilo andate da Munition, se invece siete dalla Farigi andate all'appartamento o al CEO e lo sovrascrivete sopra C1. Raga, perdonate questo piccolo errore, non so che fine ha fatto questa clip. Infatti, come potete vedere, io sto andando a salvarmi l'outfit da Amunation. Quindi, raga, una volta che vi siete salvati l'outfit, saremmo spawnati di nuovo in una sessione a inviti online. Avremo questa situazione, avremo l'outfit così, che raga sinceramente non è manco così brutto. Comunque sia, non ci incischiamo e andiamo avanti. Andiamo dalla parte alta degli outfit, possiamo andare anche qua da Munition per adesso, e andremo a indossare raga il giubbotto protettivo pesca o il giubbotto pesca, è la stessa identica cosa. Quindi a questo punto andiamo ragazzi a metterci le scarpe, quindi andiamo su stivali e mettiamo i stivali tattici neri ragazzi, perché poi andremo a fare le pinne. Quindi raga, a questo punto andatevi a salvare l'outfit e lo salveremo sopra C1. Quindi raga, a questo punto ci catapultiamo dal negozio di vestiti, andiamo dagli accessori e mettiamo gli accessori. Andiamo a mettere i bracciali con le punte, che coi guanti poi si immergeranno e viene una cosa simpatica. A sto punto, arrivati in questa situazione raga, salviamo l'outfit sempre su C1. E una volta che abbiamo salvato l'outfit su C1 raga, cosa facciamo? Andiamo dalle scarpette, andiamo a cercarci gli stivali impermeabili raga. E una volta che abbiamo trovato gli stivali impermeabili, cosa facciamo? Andiamo a mettere i numeri 2, questi ciano, azzurrini e bianchi raga, non vi potete sbagliare. Una volta messi questi scarponcini, vi salvate l'outfit e lo salvate su C2. Adesso raga ci dirigiamo dal bancone e andiamo a cercarci le tute da sub. Una volta che abbiamo trovato le tute da sub, decidiamo, scegliamo quale tuta metterci a seconda di che pinne vogliamo. Io metterò questa raga, che cercherò di fare l'outfit abbastanza in tinta.
A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo buggare la tuta, raga. Cosa vuol dire? Dobbiamo far sì che escono le pinne. Io vi consiglio di trovare una piscina, ragazzi, che è più facile. E una volta che l'avete trovata, vi mettete sul bordo, ragazzi, della piscina e prima di cadere nell'acqua dovete cambiare lo stile, mettere un altro stile. E se tutto è riuscito correttamente, non vi cambierà l'outfit e quando uscirete dall'acqua vi farà questa animazione della bombola. Adesso andiamo sullo stile del CEO, quindi diventiamo membri della Sicuro Server o dell'MC. Andiamo sullo stile dell'organizzazione, facciamo destra-sinistra, quindi lo mettiamo e lo togliamo, dropperà la bombola e avremo le pinne. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo subito dal negozio di vestiti e andiamo a salvarci questo outfit. E raga, lo andremo a salvare nello slot merge. A questo punto siamo pronti per fare il secondo beef, raga. Come facciamo secondo beef? Ci selezioniamo come al solito C1, che è l'outfit che abbiamo creato prima. E una volta selezionato C1, raga, andremo a mettere il paracadute. A sto giro non mettiamo il paracadute Israele, ma andiamo a mettere il paracadute classico. Non mi state a chiedere perché, raga, fate così come vi dico. A questo punto, una volta che abbiamo messo il paracadute classico, abbiamo chiuso il menu interazione e abbiamo controllato che ha fatto il caricamento, possiamo andare ad attivare il NetCat. Quindi adesso andremo ad avviare C2, raga, e una volta che siamo spawnati online in una sessione a inviti con C2, cosa dobbiamo fare? Semplicemente spawneremo col completo C1, noi andremo a metterci C2. E una volta che avremo messo C2, raga, non dovremo fare niente di speciale. Dovremo semplicemente controllare che fa caricamento, ma anche se non lo fa in questo caso, fa lo stesso. E poi chiudiamo il gioco, ragazzi. Chiudiamo C2. Una volta che abbiamo chiuso C2, torneremo di nuovo su C1, ragazzi. E una volta qua, semplicemente andremo ad aprire il nostro menu interazione e ci andiamo a riselezionare, raga, il completo C1. In questa maniera toglieremo il paracadute e faremo il salvataggio. Una volta fatto ciò, raga, possiamo sfrizzare il NetCat dopo esserci assicurati che ha fatto il caricamento in basso a destra. Quindi a questo punto stacchiamo il NetCat e una volta che abbiamo staccato il NetCat, ragazzi, possiamo pure chiudere il gioco dopo aver aspettato circa una ventina di secondi. Quindi a questo punto lo andremo a riavviare, raga, e una volta che spawneremo online cosa dobbiamo fare? Semplicemente clicchiamo start, andiamo su online attività, ragazzi, preferite, e andiamo a avviare a basso profilo l'affare G, quindi l'attività merge. E una volta che siamo spawnati nell'attività merge, mi raccomando, mettiamo completi salvati. E abbiamo fatto entrare all'interno della lobby un nostro amico, perché se no non possiamo, oppure ci invitiamo da soli, perché se state facendo il beef potete farlo. Startiamo l'attività e una volta che siamo alla selezione degli outfit, come al solito mettiamo una volta merge, che è quello con la tuta, e rimettiamo l'attuale. Ora ragazzi, voi non lo vedrete, e cosa ci sarà? Avremo già messo le pinne sull'outfit, quindi cosa facciamo? Andiamo a salvare l'outfit da Ammunition o nell'appartamento a seconda dell'attività, raga. E una volta arrivati entriamo all'interno, andiamo qui dalla parte di destra e andiamo a salvare il completo. Come lo salviamo? Lo salviamo C1, quindi andremo a sovrascrivere, raga, su C1. Una volta fatto ciò, cosa facciamo? Semplicemente apriamo il telefono e quittiamo l'attività. Quindi, raga, a questo punto, una volta che spawneremo, avremo il giubbotto con le pinne e avremo questo outfit. Adesso ci dirigiamo dal negozio di vestiti
Una volta all'interno, interagiamo dal bancone, andiamo su completi, tute ragazzi, e ci indossiamo la tuta da scienziato pazzo. È indifferente quale vi volete mettere, l'importante è che abbia la maschera in faccia. Io userò questa bianca, ragazzi. A questo punto, una volta presa la tuta, cosa facciamo? Indovinate un po', ci dirigiamo dal cannocchiale. Dovremo mettere la maschera sul completo C1. Quindi corriamo verso il cannocchiale, raga. Ci bugghiamo schiacciando freccia destra, tenendo premuto touchpad o menu interazione. Se non vi fa l'animazione, a questo punto vi andate a selezionare C1. Vi allontanate e in questa maniera avremo messo la maschera buggata sull'outfit. Adesso ragazzi andiamo a salvare l'outfit così com'è e andiamo a salvarlo dal negozio di maschere che è qua vicino. E a questo punto lo andremo a sovrascrivere, ragazzi, su Merge. Fondamentale, ascoltatemi bene, rispettate gli slot. Dopodiché, una volta che l'abbiamo salvato, start online, avvia attività create da Rockstar, ragazzi, andiamo su missioni e andiamo ad avviare un lavoro da titano. Dopodiché, una volta avviato, raga, vi dirigete da Ammunition e vi andate a salvare l'outfit. Lo avrete in questa maniera, non ci sarà il giubbino. Quindi lo salviamo e lo salviamo su Merge, raga. Dopodiché, raga, una volta salvato l'outfit su Merge, possiamo tranquillamente quittare l'attività, chiudere il lavoro da titano. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta che siamo spawnati in free mode, dovremo scegliere se prendere le spalline o se prendere la cintura. Io, minchia, sembra, ragazzi, una barzelletta. Non ho la possibilità di mettere la cintura. Non ho un outfit con la cintura su questo account. Quindi ci accontentiamo delle spalline. Andiamo qua da AO, ragazzi, e andiamo a sceglierci la tuta che vogliamo, in modo da passarci le spalline. Io, raga, userò questo, secondo me ci stanno molto bene. E a questo punto, indovinate un po', start online, avvia attività preferite, ragazzi, e andremo ad avviare basso profilo o l'affare G. E raga, una volta che abbiamo avviato l'attività fondamentale, completi salvati, invitate un vostro amico o voi stessi con la seconda console e a questo punto avviate l'attività. Una volta che siamo alla selezione degli outfit, come al solito raga, dovremo fare così: mettere merge e avviare l'attività. E una volta che avviamo l'attività con merge, non dovremo fare niente di strano, andare a salvare nulla, semplicemente la quittiamo, raga, facendo AXA dal telefono o X quadrato X, raga, se giocate da play. E a questo punto, una volta che spawneremo in free mode, cosa facciamo? Come al solito, raga, dovremo andare da una macchina dei civili, qualsiasi o anche personale, diventare membri della Sicuro Server o dell'MC, per poi switchare all'interno del veicolo lo stile dell'organizzazione. E a questo punto, una volta che lo mettiamo e lo togliamo e scendiamo dal veicolo, raga, e sbada bam, avremo passato le spalline sull'outfit che stiamo creando. A dire la verità, raga, è già molto carino così, ma andiamo avanti. Prendiamo l'oppressor e ci dirigiamo dal negozio di vestiti più vicino. E raga, una volta che siamo arrivati qua, andiamo a salvarlo e lo dobbiamo salvare, mi raccomando, su C1, ragazzi. Andiamo a sovrascrivere su console 1. A questo punto, una volta fatto ciò, possiamo dirigerci verso gli accessori per andare a mettere i guanti. Adesso, raga, andremo a mettere i guanti digitali tattici grigi. E una volta trovati i digitali tattici grigi, raga, che sono in numero, ragazzi, 26, ci andiamo a salvare l'outfit su C2. A questo punto, una volta salvato l'outfit su C2, andiamo dalla parte alta, quindi dalle magliette, andiamo a cercare le magliette racing. Ciò ci permetterà di passare poi i guantoni.
Quindi ragazzi, sceglietevi il colore che vi piace di più. Io userò questo in tinta con tutto il resto. Quindi a questo punto me lo vado a salvare l'outfit e lo salviamo su Merge, raga. Quindi raga, siamo praticamente alla fine, ultimo beef, ultimo merge e abbiamo finito. Quindi ci selezioniamo C1, raga. Una volta che abbiamo selezionato C1, cosa facciamo? Come al solito andremo a mettere il paracadute. A sto giro mettiamo il paracadute classico, dopodiché controlliamo che fa il salvataggio in basso a destra e andremo a attivare Netcat. Quindi frizziamo la console 1 e entriamo con C2. Quindi su C2 spawneremo in questa maniera con l'outfit e il paracadute. Quindi noi andiamo a selezionarci C2, ragazzi, come sempre facciamo nel beef. E una volta selezionato C2, cosa andremo a fare? Andremo a chiudere il gioco, come sempre, ragazzi. A questo punto torniamo su C1, che sarà lì o fermo, che sarà gironzola, la seconda se avete messo gli elastici o meno. E cosa dobbiamo fare? Come al solito ci selezioniamo di nuovo C1 in modo da togliere il paracadute e far sì che quando chiudiamo il menu interazione faccia il salvataggio. A questo punto frizzate la console, quindi togliete il netcat, aspettate 10-20 secondi, dopodiché se non crashate chiudete il gioco, dopodiché raga lo potete subito riavviare. E a questo punto, una volta spawnati, cosa facciamo, raga? Semplicemente andremo ad avviare l'attività merge. Quindi start online, avvia attività, preferite, missioni, basso profilo o l'affare G. E una volta che siamo all'interno, raga, mettiamo completi salvati. E una volta che siamo alla selezione degli outfit, come al solito andiamo su merge, torniamo su attuale e sbada strabam, avremo anche i guantoni. Quindi non ci resta altro che avviare normalmente l'attività e andare da Ammunition. Una volta che siamo arrivati da Ammunition, raga, come al solito salviamo l'outfit. E raga, lo salviamo su C1, console 1. Quindi a questo punto possiamo pure staccarci di qua, apriamo il telefono e quittiamo l'attività facendo AX dal telefono o X quadrato X se giocate da play. Quindi raga, a questo punto siamo arrivati alla frutta, abbiamo praticamente finito, dobbiamo fare l'ultimo beef. Allora, controllate di aver salvato l'outfit, quindi menu interazione, andate a controllare di avere questo outfit su C1. E quindi a questo punto cosa facciamo? Ci dirigiamo, raga, dal bancone di un qualsiasi negozio di vestiti usando l'outfit C2 finale, ragazzi. Questo outfit qua che vi lascio in descrizione. Quindi a questo punto andiamo dalla parte bassa degli outfit, andiamo su pantaloni, andiamo su pantaloni del completo e andiamo a mettere questi gialli, ragazzi. Casual Tan numero 5, raga. Una volta messi questi pantaloni, andiamo dalle scarpette, andiamo su scarpette sportive. Una volta che siamo su scarpe sportive, andiamo sul numero 16 e mettiamo queste, ragazzi. Cross camo squadrata. Quindi a questo punto, una volta messe queste scarpe, andiamo dagli accessori, andiamo a cercarci i guanti e una volta che siamo sui guanti andremo a mettere i tattici autunno. Quindi a questo punto non ci resta altro che salvarci questo outfit e lo chiamiamo C2, ragazzi. Quindi andiamo a sovrascriverlo sopra C2. Adesso regà, cosa facciamo? Andiamo dal bancone, andiamo a cercarci i completi integrali dell'arena e andiamo a mettere l'ultimo che ci sta da Dio con l'outfit che stiamo facendo. Quindi indoviniamo un po', lo andremo a salvare e lo salviamo nello slot merge, ragazzi, perché questo è l'ultimo beef, ultimo merge e abbiamo finito poi di fare il completo.
Quindi una volta salvato questo outfit in merge, ci andiamo a selezionare l'outfit C1, raga. Una volta messo C1, ci mettiamo il paracadute. A sto giro mettiamo il paracadute Israele, raga. Dopodiché, quando fa il caricamento, potremo andare ad attaccare il netcat. Quindi frizzare C1, ragazzi, è fondamentale. A questo punto avviamo la console 2, raga. E una volta che siamo spawnati con la console 2, apriamo il menu interazione, andiamo su stile e mettiamo C2, completo 2. Come al solito chiudiamo il menu interazione, aspettiamo che faccia il caricamento, raga. Dopodiché chiudiamo la seconda console, chiudiamo C2. A questo punto, una volta che siamo su C1 di nuovo, cosa facciamo? Apriamo il menu interazione e andiamo a selezionarci, ragazzi, completo C1. In questo modo si toglierà il paracadute, faremo il salvataggio forzato e appena vediamo la rotellina in basso a destra, ragazzi, dopo 2 secondi possiamo staccare il netcat, quindi sfrizzare la console. E a questo punto, dopo una 20 secondi, se non siete crashati, aprite il vostro menu e chiudete il gioco. E poi lo riavviate, raga. E una volta che spawneremo di nuovo online, avremo i camo verdi, i guantoni e le pinnuzze. A questo punto non mancano i loghi e abbiamo anche le spalline, ma dobbiamo andare a mettere il torso. Quindi ultimo merge e poi ci salutiamo. Avviamo l'attività merge, quindi start online, avvia attività preferite, basso profilo su missioni. Una volta che siamo nell'attività, mettiamo completi salvati, raga. E una volta che siamo alla selezione degli outfit, cosa dobbiamo fare? Semplicemente, raga, la stessa identica cosa di sempre. Quindi mettiamo merge, rimettiamo attuale e a sto punto sbadastra boom! Guardate che bello questo outfit fatto in beef, raga. Quindi a questo punto avviamo l'attività e andiamo a salvarlo. E una volta che l'avremo salvato, io lo salverò in uno slot vuoto, voi salvatelo dove volete, l'importante è che non cancellate mai C2 finale, raga, è fondamentale. Quindi raga, a questo punto, una volta che quitterete l'attività e spawnerete in free mode, avrete l'outfit finito. Guardate che bomba che ha questo outfit, raga. E a sto punto ci manca solo una cosa: se avete un caschetto verde, glielo sbattete al cannocchiale come ho fatto io, così lo completiamo quasi completamente. Perché se volete ci potete mettere poi gli occhiali, la maschera, bla bla bla. Ma a me troppa roba non è che mi faccia impazzire, raga. Sinceramente il caschetto è anche troppo. L'ho messo giusto per farvelo vedere, io non l'avrei neanche messo. Infatti, come vedete spesso negli outfit che ho, che indosso durante i video, è difficile che c'ho qualcosa sulla testa. Adesso comunque lo andate a salvare, mi raccomando, e avremo finito l'outfit. Raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, qui vi taglio le dita se non mettete like a sto video. Chi è arrivato fino a questo punto lo condivida pure, raga, perché voi non capite lo sbattone per editare gli outfit in beef. Bella, raga, alla prossima. Sbadaba.